Buongiorno, Buongiorno. 8 dicembre, e dove ci troviamo oggi? Dopo la sigla. Allora, dove Buongiorno. siamo oggi? Abbiamo detto dopo la sigla, siamo a Ma perché hai fatto la Verona. sigla? Sì, l'abbiamo fatta quando Senza tu non di me. c'eri, la Fantasia. Maledetto. Praticamente siamo a Verona e la Così ci maledizione. siamo svegliati e ci siamo ritrovati a Verona. E abbiamo detto andiamo a fare un giro in centro, prendiamo un autobus, Mai più. ma l'autobus ci ha portato fuori nelle periferie più sperdute perché? Indovinate, indovinate. Indovinate perché la maledetta blonde che adesso sta davanti e non si, si persegue, cioè si porta appresso le maratone di città. Dove va la blonde? Là va una maratona. Per quale motivo succede questo? Ora andiamoglielo a chiedere direttamente. Sto facendo la maratona. Senti cara, te tra 2 secondi non faresti manco né la mezza maratona né un quarto di maratona, dividi ancora la frazione per altre 10 volte. E vediamo. Comunque, nulla, niente, le maratone ci seguono e anche questa volta ci facciamo quest'altra maratona. Guardate questo cappello della blonde, ma vi sembra una signora di 40 anni che può portare una cosa del Ma chi è genere? te, ne sti 40 Le hai anni? appena fatti, Ma la quando mai ti settimana stai scorsa. confondendo? Ma come, ci stavano quelle befane. Le befane. Ah, Sì, le due sì. cazzate. Sì. Va bene, e noi andiamo e Arrivederci. procediamo. Ciao. Missione della giornata? Troviamo qualcosa da mangiare. Ah no, le bancarelle. Qual è la Bancarelle di missione? Natale e io dovevo comprare il pandoro veronese, ma l'ho L'abbiamo già trovato trovato. sotto casa dove abbiamo Ed è piantato. pronto Ed è pronto domani, tutto a posto. Vi faremo vedere che cosa ci sarà di Natale in Verona, se riusciamo ad arrivare in centro. Dove siamo? Giulietta. Oh, Giulietta, guarda quanti post-it. Ci sono questi post-it. Siamo a casa Capuleti. Casa Capuleti, stiamo facendo questa fila per vedere il famoso balcone. Il balcone Ma c'è dell'amica. anche lei, no? Giù. Ma chi? Quando, ma, ah, Sì, c'era la c'è statua lei di Giulietta. con le Dov'è? pecore da fuori. Giulietta. È proprio così, Giulietta. Ed ecco, non lo Eccoci, vedo. È nel quello, il balcone. balcone di Giulietta. Cara, ci vuoi salire? No, No. però io la mia domanda era, questo balcone è a gettante o no? No, Qualcuno lo ma io invece mi sa. chiederei una cosa, nel momento in cui l'opera di Shakespeare era una favola, cioè una cosa inventata, ma esisteva veramente questa famiglia con Giulietta? Sì, Certo. cioè quindi hanno C'è un fondamento storico. Ah, tutto a Sì, posto. Giulietta con le puppe lì, la andiamola a vedete? toccare, tocca, tocca, Non la tocca. vedo. Ah, sì, da sotto. E siamo nella splendida Piazza Piazza delle Erbe. delle Guardate com'è bella, una giornata bellissima. Un po' fredda, ma No, vabbè, ma è natalizia. Natale, si deve fare. Sì. Cioè, sono stato di così bella tornando. La prima volta che sono venuto a Verona ti ho comprato un regalo proprio da questa Sì, piazza. bruttissimo, sta appeso a casa. Come ti permetti di dire che è bruttissimo? Ti ho comprato una maschera veneziana. A Verona. A Verona, vabbè, è che là, ecco. Sì, nella. Oh, non mi ricordo, insomma, quella che costava di meno, ovviamente. Sei un taccagno anche quando fai regali. Non è Sì, sei vero. taccagno, diciamola tutta. Non è Sì, ha vero. detto pure Asia, sì. Vedi le maschere? No, 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 Conoscendo no, mi avresti dovuto no, comprare quella piena di piume. no. Ma non ti conoscevo ancora bene all'epoca. Va bene. Che bella, questa piazza è bellissima. Peccato bellissimo, peccato che non si vede tutta l'atmosfera le luci di Natale, ma tra un po' vedremo. Ma questo è un video. Ah, guardate, siamo a Piazza delle Erbe e adesso ci Il entriamo nel babbero di mercatino di Natale. Natale sotto l'albero del signor Bauli. 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 Non Ba si ba fa ba pubblicità. Bauli. Bauli. Andiamo! Ba. Ed ecco la nostra prima missione della giornata, il mercatino di Natale di Verona. Andiamo a vedere. Andiamo, Asia, andiamo. Guardate la cornice. Oh no. Bellissima. E adesso cominciano tutte le bancarelle, le casette di legno che sono le bancarelle tipiche dei mercatini americani. Mannaggia i mercatini di Natale. Guarda. Iniziamo. Ah.
siamo a Piazza dei Signori, il centro del mercatino di Natale di Verona. Guardate che bello, la bolgia, la bolgia, ma c'è una c'è un clima meraviglioso, un natalizio. Bello, bello, bello. Questi sono mercatini di Natale. E vabbè, rispetto a quello che facciamo. Ma guardate la cornice. Rispetto a quello che facciamo. Ah, lasciamo stare. L'atmosfera natalizia, la perfetta ubriaconi che ormai siamo diventati. Vin brûlée, vai. Sorseggia, sorseggia, com'è? Bollente. Sa di mirtillo questa volta, non so perché. Buono, buono, buono. Abbiamo comprato anche la tazza ricordo, anche alla blonda. E mentre Rosario fa le foto alla blonda al piano di sotto, siamo sulla torre dei Lambrati. Lamberti. Lamberti, va bene, io molto ignorantissimo. Gira, e ci vogliono fare la foto a noi. C'è gira, il mercatino di Natale. Okay. Facciamo notare il fiume di gente che c'è sul posto di Verona. Cara, ti sei fermata in una marca di un negozio per trucchi che c'è in tutta Italia e ovunque. E c'era scritto Verona su questo che ti sei comprato? No, ma visto che non ho il tempo di entrare in città, allora ho detto approfitto, in vado. Questa cosa dove c'è una bolgia mondiale, sì, perché era il veloce, momento veloce. Giusto. Cioè, è stata velocissima. Souvenir d'Italie. Ed eccoci qua, siamo nella mitica e famosissima piazza dell'Arena di Verona. Guardate che c'è per l'occasione la marcia del giocattolo, quella cosa che ci ha fatto bloccare tutto, eccetera eccetera. C'è una, l'ho già detto che c'è una fiumana di gente. Le bancarelle everywhere. E qua, bellissima giornata, bellissima. Ah, oh, ma qualcuno balla, Comini! E dopo pranzo ci troviamo tutti quanti a fare una bella passeggiata. Siamo sull'Adige. Come si chiama questo fiume? Adige. Adige. Adige, brava blonde. Ripeti con me. Adige. Che bella giornata, l'ho già detto? Sì, procediamo. Ed eccoci al Serale, l'albero della Bauli. Siamo sempre a Piazza delle Erbe. Ci siamo appena presi una cioccolata Binky. Bauli, io no. La vuoi smettere di fare foto pubblicità in questo? Basta! Zitta. Blonde maledetta. C'ha anche il cartellino. C'ha il cartellino con maledetta blonde. L'hanno proprio. Sì. Ho già detto che la serata è meravigliosa, guardate. Sì, sei ripetitivo. Sì, però guardate com'è bella, tutte le luci, l'albero. Mo ci investe il treno. No, no, smettila. Ci investe la macchina. Papà. Via, procediamo. Facciamo vedere questo pezzo di storia antica appoggiato e inglobato a un palazzo. E da questo pezzo di storia antica passiamo a un pezzo ancora più di storia antica, come tutte le grandi civiltà italiane, che sono state, le città sono state stratificate e costruite sopra la città vecchia. Quella vedete? Di sotto è la vecchia strada, guarda, proprio c'è lì, la strada. Sì, c'è anche una piccola sorta di, che ne so, una teatrino, qualcosina, non lo so. E quindi c'è proprio il vecchio sotto e il nuovo sopra. Noi facciamo parte del nuovo e del vecchio. Antichi. Oggi è l'Immacolata Concezione. E allora facciamo tanti auguri alla mia mamma. Auguri. Maledetta blonde, mentre noi stavamo tornando verso la fermata del pullman, la blonde ha, con l'occhio a visione periferica, ha intravisto così un'offerta offertissima che non si poteva fare. Dire di no. No, quello. Non solo quelle. Quelle sono altre ferocità, quelle sono delle ferocità del divino. Un secchiello, un secchio di chicchi. I negretti. Negretti. A tutti i gusti possibili e immaginabili, per dire, la modica cifra di 16 euro. Niente di meno. Un furto.
Comunque. Non per dire che cosa mi sono comprato io: una mela al cioccolato, uno spiedino di fragole e banane al cioccolato, un torrone al cioccolato. Già non ce ne servono più di queste cose. Scusate, ma allora non è meglio comprarsi un paio di scarpe? E quindi tutto a 40€, 39,90 senza le scatole. Senza praticamente scatole. La blonda è entrata e il rosario se l'ha accattato. Anzi, le ho comprate io. E come direbbe, e come direbbe la pubblicità di mio fratello che sembra Vanna Marchi, e io pago. Povero. E ti è andata bene, perché secondo me l'anellino andava meglio. Tu zitto sangue. Tu e l'anellino. Maledetta blonda. Ciao, sono con Minnie. E con Minnie vi facciamo vedere la casa di Verona. Guardate com'è bella questa casa di Verona. Ciao Minnie. Di chi sarà questa Minnie? Non si sa, una persona a caso. Questa è la camera da letto dove sta la blonde con Federico e con Minnie. E poi andiamo da quest'altra parte e abbiamo il soggiorno dove ci siamo anche noi. Ciao. Ma che ci fa questo capoterra? Sta facendo in castigo? Sto pensando, stai pensando? Questo non è il gabinetto, sappiatelo. Questa è la cucina, guardate il tavolo. Ma andiamo, blonde, fai vedere il gabinetto, vai. Prego, allora, potete notare lì davanti la blonde, due blonde, poi bagno, super bagno, fashion. Guardate che bella, voglio quella, quella cabina doccia, la voglio. Sì. Ma di chi è questa Minnie? Ah, è di Aja. E chi gliel'ha regalata Aja? Dimmelo. Chi te l'ha regalata? Zio. Chi te l'ha regalata? Chi te l'ha regalata? Zio Francesco e zio Rosario. Va bene, questo è quanto. Ci appresteremo per andare a mettere qualcosa in bocca per la prima volta durante la giornata. No, stasera Perrini ha detto che stasera mangia giusto un antipastino. Esatto. Vi faremo il resoconto finale però. Ciao. Ci vediamo dopo. Ah, faccio vedere il regalo di Natale che ho fatto a Rosario per la serie da Farone che mi ha fatto fare la blonde. Guardate, sempre per non fare pubblicità, questa è l'ultima invenzione delle scarpe con i pallini dentro. Fate eterna. Vabbè, procediamo. Ma sono comodi. E questa sera, antica osteria, come si chiama? Sì, il pestrello. Pestrino, ecco. Pestrino. Dove mangeremo pestrino. Tipico veronese. Francesco cioè... mangerà solo un antipasto. Francesco un po' di polenta, salame verde. Verde. Ma non so perché il salame se è la soppressa, non so se mi piace. E vabbè, allora sarà digiuno. Poi ci sono le cose con l'asino, le cose col cavallo, le cose... Cose. Anatra. Anatra. I iosei della Ruggero. Non ci sono. Non l'ho visto. Perché se le mangiate la Ruggero. C'erano sul lungo fiume tutti gli iosei, le gabbianelle, tutte messe in fila. È vero. Bellissime. Aspettavano sembrava i piscioni. Ma proprio una fila in giga. Qua dopo forse se ci ripassiamo ve lo farò vedere. Erano i... Tu è arrivata la pasta di Aja. Eccola. Buon appetito. Guardate sulla ringhiera del lungo fiume, non si riesce a vedere bene, ma sono tutti uccelli, non si vede più. Bellissimo. Anche questa giornata è finita, siamo distrutti, non ce la... però è andata benissimo, è stato un 8 dicembre meraviglioso, siamo già a letto ovviamente e non ci rimane di dire una sola cosa. Rosa, dillo tu. Sigla! Cara, cosa ci fai nel mio letto? Io o Minnie? Non pensate a male. Ciao. Ciao.